E what a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Dopo che la volta scorsa alla fine Atreus ci ha portato a un altare che nascondeva a quanto pare un segreto, un messaggio segreto oltre quello esterno. Infatti ragazzi Atreus l'ha toccato e tutto quanto è diventato meravigliosamente sbrilluccicoso e ci siamo addentrati in un altro mondo, non so se possiamo definirlo così, insomma ragazzi una dimensione in cui il racconto dell'altare prendeva tipo vita, insomma una cosa veramente molto bella da vedere. Fatto sta che in un modo o nell'altro ragazzi Atreus ha visitato tanti altari per conto suo, nascosto dal padre ovviamente, e ha scoperto che sembrerebbe che Tyr ragazzi non sia stato davvero ucciso da Odino. Probabilmente Odino lo ha semplicemente nascosto e siamo giunti alla conclusione che probabilmente lo ha nascosto in una delle miniere nel regno dei nani. Quindi sicuramente non un luogo facilissimo da trovare, ma noi non ci daremo per vinti. Kratos ha dato diciamo una possibilità ad Atreus, gli ha detto va bene allora facciamo questo viaggio, andiamo a cercare Tyr, se non dovessimo riuscire a trovarlo però la smetterai per sempre di cercarlo, di farti queste altre domande. E quindi alla fine ragazzi, non avendo più il Bifrost, siamo riusciti, andando a casa di Sindri che tra l'altro ci ospiterà a quanto pare, a creare un nuovo modo di viaggiare. Questa è stata proprio tutta una trovata nanica, una cosa veramente bellissima. Abbiamo usato anche gli occhi di Mimir e quindi ragazzi ci siamo recati a Svartalfheim e direi di riprendere proprio da lì. E quindi l'ultima volta ragazzi, che cosa? Qualsiasi cosa, tutto è caldo. Ci siamo salutati qui dove appunto sembrerebbe che il Fimbulwinter ragazzi non ci sia, quindi è sicuramente una visione bellissima per loro che stanno vivendo un inverno eterno ormai da parecchio tempo. Se riesco a liberarla. Sì, potremmo usarla, però io volevo un attimino attento sbirciare da quest'altra parte. Oddio, che cavolo? Perché sono così veloci? Che cavolo sono questi, scusa? Abietto, oh, quanto vorrei schiacciare queste orribili bestioline con un calcio ben assestato. Il tanfo che emettono è pari solo a quello del perino di un troll. Perineo o perineo, adesso perdonate la mia ignoranza ragazzi, non so quale sia la pronuncia esatta. Anzi, forse pure peggio. Un abietto solo può sembrare un nemico poco impegnativo, ma è raro vederli senza i loro compagni. Un branco di abietti riesce a sopraffare velocemente anche il più forte dei nemici. Gli abietti prosperano nelle terre umide. Se c'è uno specchio d'acqua, probabilmente nelle vicinanze ci sono anche loro, crogiolandosi nello sporco e nel fango, cosa che non riduce affatto il loro odore unico. Se dovessi imbatterti in un abietto di qualsiasi tipo, dovrei essere rapido e fare attenzione ai denti. Questo è un altro dettaglio che qualcuno di voi, ragazzi, mi aveva fatto notare in commento, il fatto che attualmente questo diario non è più scritto da Atreus bensì da Kratos, quindi c'è stato questo cambio qua e la cosa è comunque alquanto interessante. Allora in effetti così da soli sono debolucci ragazzi, il problema è se attaccano tutti insieme in effetti, quindi attento figliolo, attento. Tipo piranha, attaccano tutti insieme, hanno dentini taglienti e fastidiosi. Guardalo però. Oddio, l'unica cosa che è sicuramente poco gradevole è che puzzino così tanto, a quanto ha detto Kratos. Hanno un odore ben poco piacevole. Va bene, sono finiti e ne devono uscire altri. Vai figliolo. Mamma mia, ok. Vedo che partiamo con il piede giusto. Atreus, hai abbassato la guardia. Ma ho liberato la barca. Esatto. Quando sei pronto possiamo attraversare i canali. Certo figliolo, dammi un attimo. Beh, oddio, ha abbassato la guardia. Mo ci vuole, cioè stava semplicemente liberando la barca. Adesso non diamoli sempre addosso, eh. Allora, rompiamo un po' tutto ragazzi come al nostro solito. Di qua cosa c'è? Che serve la catena in acqua? Dovrebbe essere di un traghetto di rifornimento nanico che sembra scomparso. Ok.
Quindi niente traghetto, quindi non possiamo traghettarci dall'altra parte. Va benissimo, allora qua sembrerebbe non esserci più nulla, ragazzi, a parte questo argent. E quindi raccogliamo la barca. Non riesco a credere che la mamma abbia guidato una rivolta contro Odino e non me l'abbia detto. Il fatto che non sia andata troppo bene potrebbe aver influito. Ciò che ha fatto prima che la incontrassi era affar suo. Gliel'hai mai chiesto? Occhi sull'acqua. Ci sono risorse. Ok. Come sempre non ha grande piacere di parlare della sua compagna e di cose simili. Se non le hai mai chiesto cosa avesse fatto, di cosa parlavate quando vi siete conosciuti? Ti limitavi a dirle: donna, occupati della casa, io vado a pescare al fiume. E poi sparivi per 5 giorni? No. Tua madre pescava molto meglio di me. Questo lo spacchiamo. Argento, ragazzi, troviamo ben poca roba, eh? Nel primo le risorse erano un pochettino di più, in effetti. Spacchiamo pure questo barile e rifacciamo il giro. Però in effetti alla domanda non ha risposto. Di cosa parlavate? Questa è una curiosità più che lecita, insomma. Vorremmo saperlo anche noi. Va bene, allora qua spacchiamo tutto. Ecco fatto. E apriamo questo bel forzierino. Perfetto. Cosa ho preso? Non è uscito nulla. Non è uscito nulla, ragazzi, o forse me lo son perso, però mi sembra non sia uscito niente. Comunque, piccoli dettagli, direi che possiamo procedere. Immagino di dover andare di qua. La strada non c'è indicata, ma... Avete visto là? Che cosa? Stavo giusto ruotando la barca, figliolo. Non ho visto una beneamata mazza. Rompiamo pure quest'altro barile. Cosa c'è qua sotto? Ok, pelle non conciata. Anche prima ho raccolto della pelle non conciata. Ma qua comunque sembra tutto disabitato, non vorrei dire, ma... quella ruota blocca il canale. Immagino che se riuscirai a girarla potremo passare. Beh, in effetti lì è rotta, quindi se dovessi riuscire a girarla, trovo una spiaggia presso qui a attraccare. Meglio così di questa? Queste sono le terre umide. Nome calzante. È una palude. Questo odore mi fa bruciare gli occhi. In effetti è un po' più forte dell'ultima volta che sono stato qui. Ok. Sembra che dobbiamo passare oltre quel geyser. Qua non posso spaccarlo, no. Va bene, passeremo oltre il geyser, ma come faccio? Se solo fossimo a Midgard, l'acqua si sarebbe congelata subito. Congelata, eh? No! Figliolo, sei un genio. E tappandolo di qua la pressione è più alta di là. Top. Ok, questa trovata mi piace. Bellissima. Allora, qua c'è uno di questi, ragazzi. Trova spezie e sigilli per bloccarlo. Allora, un sigillo è qua. Il problema sarà trovare gli altri due. Lì ce n'è un altro, ragazzi. Ecco fatto. Mancherebbe l'ultimo. Bravo chi lo trova. Perché come al solito me ne manca uno, ragazzi. Vabbè, magari è giusto in un'altra zona. Proviamo comunque a venire di qua, ragazzi, e vediamo che cosa troviamo. Magari da un'altra prospettiva riusciamo a vederlo. Vediamo un po', eh. Anche se Tyr la era zona... un amico dei giganti. Chissà se la mamma lo ha mai conosciuto. Ha partecipato alla rivolta qui? È possibile, il dio della guerra spesso ha sostenuto i giganti, anche se non ricordo abbia mai dichiarato ufficialmente la sua fedeltà. Ok. Ma andiamo, deve esserci un modo più veloce per scendere. Aspetta, figliolo, stavo provando a guardare da qui, ragazzi, per vedere se riesco a scorgere l'ultimo dei 3 sigilli, ma così a occhio e croce in effetti non mi sembra di notarlo. Magari da un'altra prospettiva ancora. E certo che c'è un modo veloce per scendere. Facendo così, figliolo. Cos'è questo? Occhio a sinistra! Cosa sono sti affari? Wow!
Non ne abbiamo incontrati fino ad ora, vero o no? Grimm. I Grimm occupano il voluminoso posto intermedio nel ciclo della vita dei mostri gassosi ostili di Svartalfheim. Sono gli adolescenti della specie, in mancanza di una parola più adatta. Adolescenti violenti e gassosi, nel senso che scureggiano. I Grimm sono tra le creature più mobili dei nove regni. Possono arrampicarsi su quasi tutte le superfici e scavare nel terreno a velocità sconcertanti, il che li rende fin troppo facili da perdere di vista. Fortunatamente non hanno sviluppato la capacità di volare per ora. Ok, ci manca solo che facciano anche questo, insomma. Va bene, mi occuperò pure di lui, ma non so se è finita. Scudo impavido, premi L1 all'ultimo secondo per parare un attacco e applicare stordimento. Va benissimo, ok. Prenderò questo. Vesti di bestia. Ok, vediamo ragazzi se riesco a fare questa parata incredibile. Ecco, già non ci sono riuscita. Aia, au, è fermi un attimo. Ok, niente ragazzi, allora... Ah, Gesù. No, mi ha stordito lui, tra l'altro. Ok, dovrei essere riuscita a farlo, anche se con molta difficoltà, in effetti. Mamma mia, raga, faccio pena. Ah, eccola, perfetto. Quando si illumina lo scudino, tipo lampadina. Aia. Attenzione. Eccola qua, perfetto. E che... non è proprio così immediato come succede in Ghost of Tsushima, ragazzi, perché qua con lo scudo è un attimino più lento a parare, però ci sta, basta solo prenderci un attimo la mano. È volato di sotto, ma povero, povero, povero. Benissimo, ok. Raccogliamo dell'esperienza, raccogliamo questo affare, resti di bestia, perfetto. Allora, intanto prendiamo questa gemma vitale e continuiamo ad avanzare. Cosa c'è qui di interessante? Allora, qua possiamo arrampicarci su questa bella catena. Rompere queste due scatole in cui non c'è una mazza. Andare qua. Ok. Io direi di mettere le lame perché, come vi dicevo tempo fa, preferisco le lame effettivamente come arma principale. Ah, qua sono risalita da dove sono appena arrivata. Molto molto bene, quindi credo proprio ragazzi che dovremo salire di qua, perché di là okay, si torna indietro. Deve esserci indietro. Un modo per girare la ruota quassù. Sicuramente ci sarà, figliolo. Sì, fiducioso, l'ottimismo, il profumo della vita, su via. Ok, niente. Yeah. Qualcuno poteva avvisarmi che stavo per finire con il muso contro un paio di chiappe. Il terreno. È stato un terremoto. Un avvenimento occasionale ma non raro a Svartalfheim. Con tutte queste miniere il terreno non può che essere un po' instabile. Ok, ci sta, in effetti ci sta. La raggiungi la ruota da qui? Sì, un attimo figliolo. Apro questo piccolo forziere, raccolgo questo po' di argento. Ah, qua posso liberare. Perfetto. E quindi giriamo la ruota. Yeah, yeah. Gira la ruota. Yeah, yeah. Perfetto. Così ci apriamo un varco, signori. Oh, wow. L'hai abbassata esattamente fin dove ci serviva. Stai parlando con tuo padre, figliolo. Non te lo dimenticare. Forse il motivo per cui è così caldo non è che il freddo non ha ancora raggiunto questo posto. Forse a Svartalfheim è solo di... È così. Il Fimbulwinter non colpisce tutti i regni allo stesso modo. È strano che il grande inverno non porti ovunque... A Midgard è così. Ma come vedi, gli effetti qui sono più gassosi. Osserva i geyser, senti l'odore di cui parlavamo prima. Questi effetti erano già presenti in qualche misura, ma ora hanno raggiunto nuovi picchi estremi. Ok, quindi... Il film Winter in effetti arriva dappertutto, ma non ha su tutti i regni lo stesso effetto. Sembra un manufatto risalente alla resistenza nanica. Wow. Bracciale di Raidmar, padre di alcuni nani che potresti conoscere bene. Ah,
Raidmar è famoso per due cose. Innanzitutto è uno dei più grandi corazzai di Svartalfheim. Poi i suoi figli sono tutti draghi. Proprio così. Raidmar è il padre dei draghi ora conosciuti come Regin, Fafnir e Otr. Nel complesso non fu un grande padre, a meno che non si voglia valutare la bravura di un padre in base a quanto fuoco sputano i figli. Ma diavolo, lui sì che sapeva creare un'armatura a piastre coi controfiocchi. Odino volle affidargli la creazione dell'armatura degli Ainarzrazr. Raidmar obbedì, e con obbedì intendo dire inserì un difetto nefasto nell'armatura, i cui pettorali si sarebbero spezzati come pane raffermo al primo lievissimo colpo subito. Morirono circa 10 Ainar prima che il padre di tutti scoprisse il misfatto. Beccarono Raidmar che tentava di fuggire attraverso una porta per il viaggio tra i regni. Puoi immaginare cosa successe dopo. Azzo, e qua pure ragazzi ci raccontano attraverso i manufatti, gli oggetti che troviamo, evidentemente varie storie collegate a leggende della mitologia norrena. Potrebbe essere interessato a riaverli, meglio nelle sue mani che in giro. Sicuramente glielo riporteremo. E qua, per fortuna ragazzi, che ho ficcanasato un po', c'è la terza, il terzo sigillo, per cui possiamo aprire questo immenso pensiero. Ah, tornano le mele, eh? Mela di Dune, raccolto abbastanza mele di Dune, salute massima aumentata. Toppe, ammazza. Aumentata di parecchio, ragazzi, eh. Dai, sono contenta. Quindi, adesso che abbiamo liberato il passaggio, ragazzi, possiamo tornare alla barca. E quindi avanzare. Andiamo. Dopo aver preso anche la vela. Si va. Spacchiamo questo. Spacchiamo quest'altro. Qua sopra c'è della roba, eh. Attenzione. Riusciamo a passare sotto al ponte? Passare no. Non lo so. Può essere. Aspetta però. Prima di provare a passare là sotto, ragazzi, volevo vedere. Ok, di qua non c'è niente. Perfetto. Così non dite che non guardo in giro. E allora passiamo sotto al ponte. Basta accovacciarsi, ecco, o allungarsi, forse è meglio. Che precisione, signore e signori. Pazzesco, pazzesco, sì, ma qua sopra c'è della roba. Allora, possiamo attraccare qua, ragazzi, o provare ad andare più avanti. Aspettate un attimo. Fatemi prima vedere cosa c'è qua sotto. E questa goccia di rugiada così bella. Raccogliela un po', figliolo. Wow, rugiada, potere runico di Yggdrasil. Una bevanda ottenuta dalla rugiada all'albero del mondo aumenta di 2 il potere runico. Aspetta, aumenta di 2 il potere runico? Ho perso l'ultima parte di frase. Però vabbè, allora attracchiamo qua, ragazzi. Anche perché, tra l'altro, di qua la strada è chiusa. La via è chiusa. Ok, allora, per la via chiusa immagino che attraccheremo qui. Quindi attracchiamo prima di qua. Ecco qua, vediamo un po' cosa c'è di utile. Oddio, no. Le creaturine fastidiose anche no. A sinistra. Diamo fuoco, aia, oddio. Vedete, ragazzi, adesso le lame del caos hanno potere inarrestabile. Quindi evidentemente, date certe condizioni, c'è un momento in cui si attiva anche questa piccola abilità. Perfetto. Mi prendo quello che è nel forziere. 123 pezzi di argento. Intanto salirò di qua. Aprirò questa via. Ecco fatto. Esatto, è quello che avevo visto su questo ponte. Quindi raccogliamo gemma vitale e vediamo cosa c'è dentro questo piccolo forziere. Ecco fatto. Altri pezzi di argento. Va padre, bene, va bene. Lassù. Dove? Ma questa, aspetta. Ah, ok, R2, non R1. Va benissimo. Aspetta, figlio, oggi pensi, eh. Ecco fatto. E adesso? Mi posso appendere, arrampicare come l'uomo ragna. E questo forziere qua che cosa c'ha? Vediamo. Pelle non conciate a pezzi di argento. Va bene, questo lo posso sganciare. Sembrerebbe. È caduto qua sotto, ragazzi. Aspetta, prima di calarmi, devo vedere.
perché qua ci sono dei rovi. Ok, è morto malissimo e questo te lo prendo, scusa, tanto te ormai non te ne fai più niente, grazie, grazie. Va bene, adesso ci possiamo calare qui, ragazzi. Raccogliamo della pelle non conciata, sempre della semplicissima pelle non conciata. Hai trovato qualcosa lassù? Sì, giusto qualcosina di utile, figliolo. Qua non possiamo saltare, per cui direi di riprendere la barca e andare ad attraccare in quest'altra spiaggetta. Stiamo pronti perché i nemici si nascondono dietro ogni angolo. Infatti immaginavo, soprattutto questi puzzolenti, ne sentivo la puzza a 10 km di distanza. Oh, pure voi non siete tanto da meno, devo dire. Forse siete cugini lontani dei piccoletti, perché non puzzate come loro, ma il fetore è bello denso, insomma. Ok, che bella sta musica. Va bene. Allora, saliamo, ragazzi. Vediamo un po'. Oh, ecco qua. Sono bronda, È brondissima. Dove vai, figliolo? Perché scendi? Non ti fare intimorire da due scorreggioni. Ecco fatto, perfetto. Ce l'hai fatta, figliolo? Quei cosi sono ovunque. Ma che fa? Dove va? Perché sale, scende, sale, scende? Cioè, figliolo, deciditi in questa vita. Intanto io scendo di qua e vediamo. Hanno coperto quei guys. Sì, vedo. Va bene. Penso che dovremmo far muovere quella ruota, ma non arriva l'acqua. Non arriva l'acqua, Ci pensa tuo padre. In qualche modo si dovrà sbloccare. Proviamo a tornare su. Vediamo se da qui, ragazzi, ho una visione migliore, ma sembrerebbe di no. Faccio il giro, torno di qua e che cosa trovo? Se congelo questo... Qua non posso congelare questo geyser, ovviamente non da qui. Allora, da qua questo geyser posso congelarlo. Ah, ecco. Il cancello sta scendendo. Sei ingegnoso come i nani. Alla barca. Grazie, fratello. Alla barca, devo rifare il giro, è inutile scendere da qui. Perfetto, adesso se possiamo passare. Se i nani di questo regno sono come Brock e Sindri, è difficile credere che si siano schierati con Odino. Beh, non è raro che la gente venga accecata dai propri interessi più immediati. Odino ha offerto loro sicurezza e contrariarlo può essere pericoloso. Forse hanno solo bisogno che un paio di dei arrivino e lo sfidino. Atreus, non siamo qui per questo. Stavo scherzando. La guerra non è uno scherzo, soprattutto quella tra dei. Assolutamente. Ragazzi, l'ingenuità giovanile, ovviamente per loro è sempre tutto semplice, no? Per un adolescente solitamente è così che va. Sembra sempre tutto facile, tutto immediato, tutto accessibile, ma ovviamente non è così semplice. Quindi dove sono di preciso? Ah, perché di là si poteva andare, in effetti si poteva passare di sotto, ma io non sto tanto capendo dove stiamo andando, ragazzi. In effetti e quindi Atreus, alla vuoi che Tyr diventi nostro alleato per la guerra? Io cerco di considerare tutte le opzioni. Proseguiamo. Sono felice che siamo qui a esplorare un nuovo regno. Forse potremmo semplicemente goderci il caldo. Quando non torniamo a Midgard, sicuramente, guarda. Però se è umido, non è in effetti piacevole, per niente, anzi. Quindi andiamo di qua. Altro cancello sbarrato. Sembra che per arrivare a Nidavellir dovremmo aprire quel cancello. Troveremo un modo, figliolo. Confida in tuo padre. Quindi, attracchiamo qua. Che succede qua? Oh, è questo? No, di nuovo il Tazzelwurm. È troppo veloce. E come la prendiamo? Affiancala, attacca da dietro. Bene. Se provo a fare così... No! Niente, neanche. Che vuol dire affiancala, attaccala da dietro? Scusa, Cioè, mi vede arrivare la merdaccia. Dobbiamo andarle dietro. Ma come? Questa è una bella domanda, figliolo. Andarle dietro. Ah, da qui. Se salto di qua e faccio così, arrivo. Ecco fatto. Ben fatto.
Armr! Armr non è un Tazelvur, quindi, una creatura misteriosa. Mimir dice che è nata da un tizzone sfuggito al martello di Surtr mentre lavorava nella sua fucina. Custode di Muspelheim ha dato vita al tizzone con il suo mantice. Il suo primo atto è stato rubare e distruggere i metalli preziosi che il fabbro stava usando per forgiare un'arma. Mimir ha cercato di dirmi che Surtr l'ha trovato divertente. Se fossi stato Surtr, non mi sarei divertito. Chissà perché. Non avevo dubbi a riguardo, Kratos. Allora, raccogliamo questa robetta. Pelle non conciata, depositi di scorie, molto bene, interessante. Ferro battuto, runa spezzata e gemma dell'ira. Va bene così. Allora, padre, lassù. Sì, figliolo. C'è penso io, stavo a dire, ragazzi, poi mi sono accorta che la registrazione della mia cam si era fermata, non so da quanto. Mi chiedo scusa per il piccolo inconveniente. Rompiamo tutto. E se tiro questa catena. Ok. Ci siamo quasi. Ci sarà un'altra catena per abbassare il resto del cancello. Sicuramente, figliolo. Di certo non può restare bloccato così, insomma. Quindi lì c'è l'altra catena. Qua blocco il geyser. Ma poi come si fa a salire? Passo di qua e rompo questa roba. Raccolgo questa robetta. Pezzi d'argento. Poca roba, insomma. È aggrappata al muro. Dobbiamo abbatterlo. Che cazzo? Che è? Che schifo. No, ci stanno gli schifosi. Dico, prendilo. Grim maledetto. Aspetta che voglio leggerla la voce. Deboli animaletti che compensano questo aspetto con i loro proiettili di saliva velenosa. Inoltre sono velocissimi. In un incontro è indispensabile tenerli d'occhio, altrimenti spariranno dalla tua vista più in fretta di quanto tu possa dire Grim, e ti lanceranno addosso la loro bava da ogni angolazione possibile. Nel migliore dei casi sono sgradevoli, nel peggiore mortali. Benissimo, cercheremo di fare attenzione. Ciao caro. Ecco, niente. Toh. Ecco, scendi un po'. È esploso in una nuvola di puzza. Ok, benissimo. Raccogliamo queste due gemme, ragazzi. Vediamo, figliolo, allora. Sì che posso, certo. Posso? Sì. Ecco fatto, quindi mi serve più potenza nel geyser di qua, quindi se stoppo questo geyser qua. Yes! Ottimo! Oh, penso di aver capito. Se congeli il geyser, la pressione farà muovere la ruota. Sì, infatti me ne sono accorto, figliolo. Il problema adesso è tornare indietro, o se no che altro c'è da fare? Ah, bisogna colpire lì, ragazzi. Ecco. Se il tempismo fosse stato migliore, l'avrei colpito prima. Quindi il blocco sta scendendo. È già sceso, figliolo. Se non te ne fossi accorto, è letteralmente precipitato. Quindi adesso posso arrampicare. Vedere qualcosa in che senso? Scusa, figliolo, fammi vedere. Aspetta, E se congelassimo il geyser sotto la ruota? Sì, era quello che stavo pensando di fare, figliolo. Non so per quale motivo dovrei farlo, ma va bene lo stesso. Attenzione. Ah, va bene, lo devo congelare una volta sopra il blocco, ragazzi. E se congelassimo il geyser? Sì, ecco. Ho fatto, figliolo, ho fatto. Sono arrivato. Un poema di Kvasir, molto intellettuale. Se ne trovi altri, dovresti raccoglierli. Ok. Altri artefatti, ragazzi. L'alba dell'inesistenza. Wow, apriamo questo portiere. Finalmente posso quindi tirare questa catena, ragazzi, e aprire il cancello. Vai. Ecco fatto. Ragazzo, se posso chiedere, cosa speri di scoprire da Tyr esattamente? Beh, come ho detto, speravo potesse dirmi qualcosa su Loki. Vorrei anche ascoltare le sue storie, i viaggi verso altri mondi, tutte quelle cose sui giganti e magari anche com'era combattere a quei tempi. Solo per ascoltare la storia, ovviamente. Storia.
Speriamo che Tyr abbia voglia di parlare dopo essere rimasto imprigionato così a lungo. Non tutti i prigionieri di Odino sono simpatici e loquaci come me. Non sappiamo se Tyr sia davvero lì. Vero. Ok. Beh, comunque il dubbio c'è, ragazzi. Non ne siamo sicuri al 100%. Queste sono tutte supposizioni. E Atreus resta sempre molto, molto curioso. Intanto continuiamo ad avanzare. Raccogliamo questa cosa. Andiamo di qua. Depositi di scorie, meraviglioso. Pezzi di argento. Il terremoto di prima. Pensate che ce ne sarà un altro? È improbabile, ma i fenomeni geologici tendono a essere imprevedibili. Wow. Se i geyser e l'odore sono peggiorati a causa del Fimbul Winter, forse sono peggiorati anche i terremoti? Potresti aver ragione, ragazzo. Le ambientazioni pure qua, ragazzi, sono bellissime. Wow, allora una città è fatta così. Benvenuti a Nidavellir, fratelli. Ok, allora c'è della gente qui. Ehi, nani! Oh, stanno fuggendo. Forse non sono abituati a vedere degli stranieri. Un allarme. Suonerei un allarme del genere se avessi ancora un corpo e temessi di venire decapitato. Di nuovo. Ma tutto questo per noi. Sono spaventati. Temo proprio che sia un allarme. Perché si nascondono? Sta attento. Porca paletta, ragazzi. Facciamo in tempo ad entrare in città che subito succede un macello. Ragazzi, siamo venuti in pace, eh? Siamo appena quindi sbarcati, ragazzi, a Nidavellir. Alla ricerca di Tyr. Esplora Nidavellir. Per favore. Di sicuro non ci aiuteranno. Meglio trovare da soli la taverna di cui parlava Sindri. Sempre che ci facciano entrare. Il punto adesso forse è quella quello. È una statua di Odino. Devono proprio adorarlo qui. O temerlo. Beh, la differenza ci può stare. Ciao. Farei il sorpreso, ma sapevo che sareste stati qui. Ho qualcosa per voi. Ok. Perché giustamente, come si diceva prima, magari Odino gli ha promesso qualcosa e loro, pur di non inimicarselo, dicono di adorarlo. Oh, mi serve proprio. Resti di bestia. Allora, ciao Sindri. Che c'è, nano? È bello essere qui anche solo per una volta prima del Ragnarok. Oh, se questi ciottoli potessero parlare. Ma poi avrebbero delle bocche. Luride e disgustose bocche. Ti dispiace se do un'occhiata all'arco? Oh, questa è da un po' che doveva essere sostituita. Tentare di sfruttare la sensibilità strutturale di alcuni materiali alle vibrazioni sonore è una cosa che volevo fare da molto tempo. Allora grazie per il tuo tentativo. Che poteri avrà ora? Abbi pazienza, trovo che sia meglio osservare questi cosi in azione. Tieni. Oh, mira quella porta laggiù, ma prima di lanciare, di Schialfa. Schialfa. Tieni premuto L2 per mirare. Premi il quadrato per ordinare a Atreus di lanciare una freccia sonica. Beh, non pensavo che avresti disturbato metà delle inquietanti creature di Nidavellir. Come facevo a sapere che erano lì? Vabbè, dai, non è un problema. Su. Tam. Almeno adesso l'arco di Atreus, ragazzi, è stato aggiornato, diciamo così. Maledizione, ok. Ok, allora,
Durlin. Allora, Sindri, vabbè. Sai dove si trova la taverna? Ti sembro un tipo che frequenta sporche taverne? Il buco che avete fatto a quella fogna ha un'aria promettente, però. Per voi? Dovrebbe condurre dall'altra parte della città. Tanto non riuscirete ad aprire altre porte qui. Ok, quindi possiamo passare da lì, perfetto. Quindi Atreus può colpire qua. Top! Noi possiamo aprire questo quindi piccolo portiere. Quindi sono tutti chiusi in casa per noi. Oh, dei, sì. Odino governa con il pugno di ferro qui. Ogni forestiero vedete. È una minaccia. Puro stile Odino, mi sembra. Infatti. Al tuo servizio. Allora, ragazzi, perfetto. Adesso si è resa disponibile la pietra della resurrezione. Ora Kratos può acquistare le pietre della resurrezione nella scheda oggetti speciali del negozio dei fratelli Uldra. Queste pietre possono essere utilizzate solo una volta e permettono di rianimare Kratos, a condizione che non sia solo, ovviamente. Perché la utilizza Atreus su Kratos, principalmente. Quindi, vediamo un po'. Possiamo creare, appunto, una pietra della resurrezione semplice. Fantastico. Ci rivedremo. Io volevo un attimino però vedere cosa possiamo potenziare, se possiamo potenziare qualcosa. Ok ragazzi, allora possiamo potenziare i parabraccia della sopravvivenza, che ci porterebbero a più 11 la forza e a più 3 la difesa, che non direi ovviamente essere male. Quindi potenziamolo. Potenziamoli. Ehi, che è successo a tutta quell'armatura che ti abbiamo fatto? L'ho usata. Beh, riuscirai a farla durare un po' di più questa? Non credo. Bene, l'importante è saperlo, insomma. Non possiamo potenziare altro perché abbiamo utilizzato il ferro battuto che avevamo, ragazzi. Posso vendere della roba, tipo ad esempio... Ok, quindi cose del passato, artefatti e poesie, ragazzi, possono essere venduti. Perfetto, tanto insomma tenerli così apparteneva a caso uno dei ribelli, non è vero? È inutile, insomma. Quindi, per quanto riguarda le armi, invece, possiamo potenziare impugnature di acciaio delle lame del caos, ragazzi, che ci darà più 4 di forza, quindi perché no? Direi di potenziarlo. Potenziarle pure qua le impugnature. Perfetto. Per quanto riguarda il Leviatano, possiamo potenziare anche la mazza del Leviatano, che ci aumenta di 5 la forza. Perfetto. Ci sta, ragazzi, ci sta. E per ora credo che siamo a posto così, ragazzi. Mi raccomando. Benissimo. Possiamo passare di qua per andare dall'altra parte della città, credo che abbia detto Sindri. Però volevo un attimino, ragazzi, guardarmi intorno, infatti. Aprire questo piccolo porsia, e vedere se c'è qualcos'altro di utile qui in giro. Anche se io principalmente sento versi un pochettino molesti di nemici che probabilmente ci attenderanno più avanti. Quindi direi che possiamo passare di qua, ragazzi, attraverso le fogne. Buona fortuna. Grazie, ogni grazie Sindri. Ogni forestiero è una minaccia. Certo. Per proteggere i nani? Pare di sì, ma conoscendo Odino sono sicuro ci sia un altro motivo sotto. Sicuramente. Beh, per tenerli comunque sotto controllo. Anche qui si nascondono tutti. Odino ha molti sostenitori in questo regno. Non ci sono guardie in pattuglia. Noi non siamo una minaccia. Perché nascondersi? Resisti e diventerai un esempio per tenere gli altri in vita. L'autoconservazione può superare il coraggio anche per i più impavidi. La paura li tiene vivi. Ecco. Era quello che stavo per dire, perché ragazzi, solitamente... La taverna deve essere qui da qualche parte. Forse se bussiamo a qualche porta ci daranno indicazioni. Bomba incendiaria. E la propagandista anti-Odino nella ribellione di Durlin. Aveva grande acume finché non è passata a mezzi più pesanti. Ok, ho trovato un altro artefatto, ragazzi. Ho molti rimpianti del tempo passato a Svartalfheim, ma di tutti quello che più mi addolora riguarda Grip. Grip era una scriba nana dalla penna deliziosamente adirata. I suoi furiosi trattati contro l'imperialismo economico di Odino avrebbero potuto spingere i nani a ribellarsi se avesse continuato a distribuirli in giro. Come spadaccina era al mio livello, se non addirittura superiore a me, e la sua passione e la sua furia intimavano rispetto in chiunque leggesse i suoi scritti. Quando ho preso una bomba incendiaria in
mano e rase al suolo gli accampamenti degli Aesir, gli altri la seguirono. Sfortunatamente, il lato negativo di avere una voce chiara e potente è che sei molto, molto facile da trovare. Gli Ainarza potevano sopportare un po' di propaganda, ma gli incendi, quello no. La trovarono e lei, come tutte le copie delle sue opere, scomparve. Ho sempre desiderato incontrarla. E quello che stavo dicendo poco fa, ragazzi, cioè Odino governa magari con la paura, cioè li spinge ad avere paura, perché la paura, ragazzi, in un modo o nell'altro, cioè, rende deboli, no? Ok, oh, sì, lo vedo, e li sento principalmente perché sono proprio viscidi, viscidosi. Chi è qua, mannaggia santa? Apriamo il portiere. E quindi con la paura è più facile controllarli, ragazzi, ci sta poco da fare. Atreus, scusa, mi fai passare? Grazie, mamma mia. Vediamo un po' qua cosa c'è di interessante. C'è niente, eh? Mamma mia, quanto è buio, non si vede una mazza. Questo può esplodere. Wow, non mi aspettavo di trovarci qualcuno all'interno, mi dispiace. Che veloce, si è spostato il maledetto. Ecco fatto. Solo uno? Ehi, laggiù. Solo uno. Potreste... No, grazie. Non ne vogliono sapere, figliolo, fattene una ragione. Questi mo non escono neanche con le cannonate, capisci? La taverna sarà qui da qualche parte, bisogna solo trovarla. Queste porte sono tutte inaccessibili, ragazzi. Qua però possiamo andare, magari la taverna è di qua. Vediamo un po', eh. Qua si può scendere, ma dove sono appena passata? Qua possiamo passare. Possiamo spostare questo carro. All'aria promettente, vero? Non sembra una casa. Se lui è lì, forse dovresti lasciar parlare me. Tu? Beh, non vogliamo intimidirlo. Tu sei alto come un albero e porti una testa mozzata alla cintura. Nessun non problema. Gli do tutti i torti. Giusta osservazione. Molto bene. Va bene, senza manco farci apposta, ragazzi, abbiamo già trovato la taverna. Vediamo un po'. Sarà lì? Beh, suppongo proprio di sì. È qua dentro. Ehi là, fate attenzione. A quanto pare ci sono degli intrusi. Oh, ma chi sarà mai? Beh, se volete uccidermi, almeno lasciatemi finire questa canzone. Quell'allarme era proprio nella giusta tonalità. Stiamo solo cercando un nostro amico. Si chiama Durlin. Beh, sappiamo entrambi che non è vero. Durlin non ha più amici. Ma se vi serve solo questo, uscite dal retro e vedrete l'ufficio della sicurezza dall'altra parte del fiume. Basta che non ci creiate guai. E mentre viaggi per questo regno, magari potresti pulire il disastro della testa. E cioè? Dopo, fratello. Eh? In che senso? Questa non l'ho capita. Ok, va bene, quindi basta uscire dal retro e cercare questo ufficio della sicurezza, così l'ha chiamato. Scusate, un'altra cosa. Anche se questi sono regali, quindi io non dovrei scusarmi e tu dovresti essere quello che ringrazia. Tieni, fa attenzione. Wow. È bellissima. Grazie, Sindri. È bella, vero? È anche molto utile. Grazie a questa potrai trovare tutto ciò che il tuo cuore desidera. Davvero? Se il tuo cuore desidera andare nel luogo in cui tu e tuo padre avete deciso di andare insieme, sì. È una bussola. Ah, ma una bussola bellissima. Ora filate via. Vero. Beh, bellissima è bellissima, bisogna ammetterlo, eh. Quindi tipo la bussola di Jack Sparrow, ragazzi, che ti porta dove il cuore vuole che tu vada, insomma. La bussola nanica e la mappa possono condurre Kratos agli obiettivi. Premi la parte sinistra dell'E per passare la mappa. Ok, perfetto. Usa L per muoverti sulla mappa, usa R per ingrandire e rimpicciolire la visuale. Perfetto. Seleziona i luoghi sulla bussola passando il cursore sopra di essi e premendo triangolo. Ah, ok. Premi L3 per centrare la posizione attuale o per passare un indicatore mappa attivo. Il pannello laterale mostra i progressi della missione in corso. Premi sotto e su per passare dalla visualizzazione del regno a quella della regione e viceversa. Ammazza. Ok, va bene. È tutto chiarissimo.
Quindi bisogna raggiungere l'ufficio di Durlin, ragazzi, attualmente. L'ufficio di Durlin è un breve viaggio di barca da qui. Atreus spera di ottenere le informazioni che cerchiamo. Potremmo prepararci e andare a caccia di risorse nella baia. Perfetto. Segui l'icona d'oro per rimanere sulla via o attivare i favori. Le icone blu per appuntarli sulla bussola. Quindi, ragazzi, l'obiettivo arancione, dorato, barra dorato, è quello principale. Poi ci sono le missioni secondarie, che sono quelle che hanno l'icona blu. E questo, insomma... Ci sarà una barca qui. Lo avevamo visto già. Secondo Sindri, Durlin era una specie di capo della rivolta. Non sembra però che abbia molti seguaci. Era è la parola chiave qui, piccoletto. Dicevo, come era nel primo God of War, ovviamente. Qua c'è anche un passaggio mistico, ragazzi. Si può viaggiare velocemente una volta arrivati qui. Oltre le rocce alle mie spalle c'è un edificio. Forse dovremmo andare da quella parte. Beh, quasi sicuramente, figliolo. Allora, ragazzi, io Mimir, credo... Perché i nani ti odiano? Nella baia, oltre la galleria, ho aiutato a costruire degli impianti di estrazione. Cosa intendi? Sono un mio errore, ormai da molto tempo. Se avessi un po' di tempo, vorrei che li spegnessimo. Cazzo, un mio errore. Ma porcaccia miseria, quindi pure Mimir qua non è visto. Apprezzerei davvero molto se potessimo dare un'occhiata agli impianti nel lago, sulla destra. Si vedono le ciminiere da qui. Ammazza. Ma se non vuoi esplorarli ora, il luogo in cui si trova Durlin è oltre il cancello aperto sulla sinistra. Sì, ovviamente, ragazzi, come sempre, io non posso dedicarmi anche alle missioni secondarie. Potremmo raccoglierò però questa goccia di rugiada. Decidi tu. Figliolo, non possiamo fare anche cose secondarie, perché sennò appunto potrei stare un'eternità. Quindi direi di dirigerci verso l'ufficio di Durlin, quindi, ragazzi. Quindi andiamo da Durlin? Ha senso. Gli impianti possiamo sempre esplorarli dopo. Beh, sicuramente, figliolo, sicuramente. Ecco fatto. Questo è l'ufficio della sicurezza. Perlomeno così dice l'insegna che sembra sul punto di cadere in testa a qualcuno. Speriamo non cada in testa a noi. Allora, ragazzi, direi come sempre di lasciare questa suspense, perché una volta incontrato Durlin probabilmente verremo a sapere qualcosina in più riguardo Tyr, riguardo la questione delle miniere, eccetera eccetera. Quindi per oggi ci fermiamo qui. Purtroppo non è successo niente di così trascendentale, però in ogni caso anche questi intermezzi, ragazzi, sono importanti, anche perché comunque ci permettono di vedere anche altre regioni, no, di Midgard, altri mondi, se vogliamo chiamarli così. Quindi in questo caso siamo andati a passeggio, tra molte virgolette, per Svartalfheim, che è il regno dei nani, da cui provengono anche Brock e Sindri, quindi è stata una cosa anche un po' nostalgica da quel punto di vista. Siamo riusciti ad ottenere la bussola, e quindi, ragazzi, niente, sono molto curiosa di vedere come si... evolverà questa vicenda, perché sicuramente in un modo o nell'altro, ragazzi, dovremo sapere qualcosa in più su Tyr. Chissà se davvero è ancora in vita, se lo incontreremo, insomma è tutto molto molto succulento. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao.